un uovo di cioccolato e di solidarietà per sostenere la lotta alla distrofia muscolare. Anche questa Pasqua è così tornata la lotteria dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, un'iniziativa per reperire fondi e risorse umane per sostenere tutte le attività di assistenza ed integrazione svolte dall'associazione. Con questa raccolta fondi continuiamo i nostri progetti di fisioterapia domiciliare, il nostro progetto di mobilità, quindi con il furgone portiamo le persone che hanno bisogno senza nessun tipo di costo. E bene, continuiamo avanti con la nostra lotta per l'integrazione, per l'inclusione e per poter fare una vita come tutti gli altri. È migliorato il discorso delle barriere architettoniche o no? È migliorato. E c'è tanto da fare, sempre c'è da fare, perché se continuano a costruire cose con barriere, però la gente comincia a essere più consapevole, quindi sempre guardiamo con ottimismo.